Sindaco, benvenuto alla Fondazione Maugeri, ma sanità pubblica, sanità privata, qual è la posizione dell'amministrazione e del sindaco? No, non faccio differenza fra sanità pubblica e privata, purché ci sia un'offerta sanitaria. Chiaramente la Fondazione Maugeri, a cui noi diamo il benvenuto, abbiamo lottato per ottenerla, e il sindaco del Ribera più di tutti gli altri ha lottato per ottenere la Fondazione Maugeri, ha un particolare offerta sanitaria, che è la riabilitazione. Ai cittadini riberesi, e non solo, serve l'altra parte di offerta sanitaria, per gli acuti, per chi sta male, per il cardiopatico, per le persone che devono partorire, per le persone che stanno male, per chi deve subire un intervento. E quindi assieme alla Fondazione Maugeri noi chiediamo che venga attuato il decreto assessoriale, anzi che venga migliorato il decreto assessoriale, che quindi a Ribera possa continuare la chirurgia, perché abbiamo la sala operatoria bellissima, circa 7 milioni di euro speso in questo ospedale e che ancora si stanno spendendo, perché ci deve essere l'ospedale del Ribera, la riabilitazione, ma siamo alla riabilitazione e la chirurgia, la medicina, la cardiologia e il pronto soccorso. Insomma, Ribera deve continuare a mantenere l'ospedale, queste sono delle richieste che non vengono meno solo perché dal 1 di luglio si insiederà la Fondazione Maugeri. Il 1 luglio, assieme alla Fondazione Maugeri, dobbiamo avere delle certezze. Non il sindaco, la città e il comprensorio devono avere delle certezze per quanto riguarda gli acuti.